Essere proprietari di una casa ma ritrovarsi con poche o nessuna entrata finanziaria. Oppure non possedere risparmi a sufficienza per vivere e affrontare la tarda età con sufficiente serenità. Che cosa fare quando non c'è la possibilità di avere dei prestiti familiari e si vuole restare a vivere nell'immobile che si conosce? Si può chiedere un prestito vitalizio ipotecario, in sigla è PVI. È un'alternativa alla vendita della nuda proprietà. Tale prestito è una forma particolare di finanziamento riservata a una determinata categoria, ovvero quella delle persone con più di 60 anni che sono proprietarie di un immobile residenziale. Sì, direi, sottolineiamo subito che al contrario della nuda proprietà occorre l'accordo dei figli o di altri eredi cui andrà l'immobile e che dovranno saldare il debito. Toccherà loro dunque far fronte al rimborso del mutuo e degli interessi. In un altro video spieghiamo nel dettaglio cosa potrebbe accadere se gli eredi non fossero più in grado di far fronte al rimborso. Ma intanto fissiamo alcune caratteristiche principali. Il prestito vitalizio ipotecario può essere utilizzato da chi ha un'età superiore ai 60 anni e se si è sposati anche il coniuge deve avere quell'età minima. In caso di convivenza deve essere accertata da almeno 5 anni. Occorre la cointestazione anche se l'immobile è frutto del possesso di un singolo. Il prestito può essere concesso da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato e la banca è garantita da un'ipoteca di primo grado sull'immobile. La capitalizzazione degli interessi, nella formula che verrà scelta, è annua. Spese e interessi vengono rimborsati dagli eredi quando l'intestatario o gli intestatari muoiono. Il prestito vitalizio deve essere normalmente rimborsato in un'unica soluzione dagli eredi entro i 10-12 mesi successivi alla scomparsa dei contraenti. Tuttavia ci si può accordare sin dalla sottoscrizione del prestito per un classico pagamento a rate. Ci sono però alcune eccezioni che fanno scattare prima il rimborso. Eccole: se al momento della morte del soggetto finanziato o del più longevo tra i soggetti finanziati vengano constatati atti compiuti con dolo o colpa grave che riducano in modo significativo il valore dell'immobile o che sia stato dato in garanzia a favore di terzi. Oppure siano state apportate modifiche all'immobile rispetto al suo stato originale senza accordi con il finanziatore o una grave ancora sia intervenuta incuria come la mancanza di adeguata manutenzione tale da rendere l'immobile inagibile. Ancora, qualora altri soggetti dopo la stipula del finanziamento prendano la residenza nell'immobile a eccezione dei familiari del soggetto finanziato. A questi fini come familiari si intendono i figli, nonché il coniuge o convivente more uxorio e il personale regolarmente contrattualizzato, come le badanti, che convivono con il soggetto finanziato. Nel caso in cui l'immobile oggetto di garanzia subisca procedimenti conservativi o esecutivi di importo pari o superiori al 20% del valore dell'immobile concesso in garanzia o ipoteche giudiziali, ecco che anche in questo caso scatta il rimborso anticipato. Il tema è bello delicato. Per non arrivare al maxi rimborso finale e alleggerire il carico finanziario delle reti, è possibile che il contratto con la banca permetta di restituire gradualmente in vita gli interessi e le spese, evitando così la capitalizzazione annuale, consentendo poi agli eredi di dover rimborsare unicamente la somma capitale. E in caso di inadempimento dei pagamenti delle rate, l'istituto che ha finanziato il prestito non può chiedere la risoluzione del contratto e quindi la restituzione dell'intero importo dovuto, se non dopo aver registrato il mancato pagamento di 7 rate, anche non consecutive.